Insieme ai miei colleghi in Campidoglio e nei municipi abbiamo cercato di portare dall'opposizione le nostre battaglie per la trasparenza e la partecipazione, invitando i cittadini a partecipare ai consigli comunali, ai consigli municipali e alle sedute di commissione e facendoli partecipare nella redazione degli atti che avremmo depositato. Allo stesso tempo abbiamo cercato di informare la cittadinanza di tutto quello che accadeva all'interno delle istituzioni. Anche adesso che ci prepariamo ad affrontare una sfida molto importante, quella di vincere le prossime elezioni e governare Roma, lasciamo a voi la possibilità di scegliere i candidati che ci rappresenteranno all'interno delle istituzioni e che porteranno la nostra voce lì dentro e soprattutto le tre tematiche principali che dovranno essere affrontate con priorità dall'amministrazione a 5 Stelle. Ma la cosa che dovrà contraddistinguere questa amministrazione rispetto a tutti gli altri partiti è emersa ancora con più forza dopo le brutte vicende di Mafia Capitale. La legalità e la trasparenza dovranno essere il nostro faro. L'onestà non potrà mancare perché dobbiamo spezzare quei vincoli mortiferi che hanno legato i partiti alle principali forze economiche e imprenditoriali malate di questa città. Dovremo saper dire no ai privilegi, no ai favoritismi, no ai parenti, alle parentopoli e sì alla legalità e all'onestà. Dovremo combattere le mafie e la corruzione. Ci vuole molto coraggio. Noi siamo pronti a darti voce, ma tu avrai coraggio?